Bene ragazzi, qua ci sono 17.100 km più 700 metri ed è il punto di partenza di quest'auto dopo tutti i cambiamenti. Vediamo anche le batterie, quanta capacità hanno e quanti chilometri consentiranno. E tutto questo sarà frutto di test partendo proprio da questo chilometraggio, 17.100. Eccoci ragazzi ai pit stop per misurare la velocità praticamente da 0 a 100. Vediamo quanto tempo ci metterà in secondi. Ovviamente in questo caso sarà da 0 a 45. Lasciamo fuggire avanti a noi la bici che c'è. Dopodiché partiremo contando così manualmente, diciamo a voce. Se siete pronti ragazzi al pit stop io do il via. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ragazzi, 6 secondi, velocità massima. L'avete visto qui, 45 km/h, eccezionale. Adesso guardate in quanto tempo il recuperatore di frenata mi fa rallentare recuperando energia. Lascio l'acceleratore. 2. 3, 4, 5. 5 secondi, sono arrivato a zero velocità. Adesso mi sposto da qui, recuperando praticamente tutta l'energia di questa frenata. Chiaramente, lo sapete, il moto perpetuo non esiste, quindi la frenata non recupererà mai quello che è stata la spinta. Ragazzi, adesso inizieremo le prove su strada, come avete visto nella tabella di presentazione. Partiamo con la batteria stracarica, ragazzi. Questa è l'immagine del daily con 55 volt, che è la carica che consiglio io per caricare quasi al 100%. Abbiamo una batteria pronta per fare tutti i suoi chilometri. Lo sbilanciamento, avete visto, appena finita la carica, siamo a 21 millivolt, quindi bassissimo. E adesso andiamo su strada, vediamo come si comporta. Questa, ragazzi, è la prova su strada. Si è comportata veramente, veramente bene. Ammortizzatori sono scarichi, quindi qualche buca si sente, però pensavo peggio. Difatti, nelle varie manutenzioni che andrò a fare, questi saranno da sostituire. E tiene bene tutto, le curve, le frenate, salite e discese. Ecco, una cosa importante è che in salita non cala molto la velocità, proprio perché le litio riescono a mantenere costante l'erogazione. Quindi se vedete adesso la macchina che mi ha sorpassato, ovviamente questi vanno a 80-90 all'ora, dove io invece andavo a 50 perché si deve andare a 50. Allora, ragazzi, tutto bene, veramente grandi soddisfazioni. Mantiene 45-47, in discesa arriva a 49-50, in salita arriva a 40, se la salita è ripida arriva anche un po' meno di 40, però questa macchinina è dotata di un tastino boost dove premendolo si dà un'accelerazione molto più potente perché influisce sulla potenza del motore, sempre prodotto di serie ovviamente. E poi riporterò tutti questi comandini che sono sparsi un po' qua e là, ovviamente a volante, perché ho intenzione anche di cambiare quello che è il volante di questa minicar. Bene, niente, la velocità, questa è una, ecco, questa che vedete è una salita. È calato un attimo adesso di rigo sul cruscotto, vedete? È scesa a 40, 42, 43, insomma, siamo sempre lì. Poi diventa pianeggiante, recupera il suo 45. È una macchina stabile, non è fortunatamente un'auto che va a 45, 47 e come incontra una salita si pianta a 30 all'ora. Quello sarebbe stato veramente peggiorativo. Frenata buona, buona. E chiaramente, ecco, qui i freni si erano ovviamente arrugginiti negli anni perché sapete che i freni di solito sono di ghisa e quindi nella frenata si erano arrugginiti. Si devono rilucidare completamente, quindi la frenata potrà solo nel tempo migliorare. Questa è stata tutta la prova su strada che vi posso comunicare. Adesso guardiamo invece il pannello del Bluetooth del daily che tensione mi dà.
Qui adesso, ragazzi, dal Bluetooth del telefonino, vediamo cosa ci dice il daily. Praticamente in alto a sinistra, qui è il momento della salitina, è scesa la tensione a 52.2 volt, quindi con una salita non ripida, ma insomma significativa, la tensione è scesa un po'. E però guardate in basso, nella zona centrale, mantiene costante il delta tra le celle, cioè la differenza tra celle è 6 millivolt, praticamente veramente insignificante. Tenete presente che questo motore sviluppa 4 kW di potenza. Adesso la salita finisce, ecco la videata, è risalita la tensione, vedete, 52,9, quindi si è riportata a valori ottimali, sempre con 4 kW di assorbimento, perché se adesso metto la macchina a riposo ritorniamo a 53,5, cioè batteria ancora stracarica dopo questi 50-60 km. Bene, le celle sono a 5 millivolt di differenza, praticamente si mantiene costante tutta la tensione fra le celle, e questo è un aspetto molto molto significativo. Da questa inquadratura, ragazzi, sembra che vado a 80-100 km/h, invece sono sempre sui miei 45-47. Qui inquadro la strada e la ruota, vedete, ho cambiato le gomme sostituite con gomme nuove ed è migliorato tutto, lo consiglio sempre, la frenata, la tenuta di strada. Adesso, ragazzi, voglio farvi una sorpresa, andremo in montagna, farò un po' di chilometri e panorami fantastici. Ragazzi, eccomi arrivato in questa baita veramente paradisiaca sulle montagne abruzzesi. Facciamo questo sterrato e guardate che cosa c'è qua, ragazzi. Questo è lo spettacolo che sono venuto a trovare oggi. Ragazzi, innanzitutto voglio farvi una panoramica del posto in cui mi trovo, dove sono arrivato. E le montagne d'Abruzzo meritano veramente. Questo è tutto il panorama intorno a me, il silenzio assoluto, solo il rumore della natura e qui l'elettrico ha un senso molto molto importante. Ebbene, questa è la baita dove mi trovo oggi. Ragazzi, indubbiamente oggi vi ho portato in un posto fantastico. Al di là della macchinina, oggi passerò la giornata qui a godermela proprio in mezzo alla natura. Ragazzi, il silenzio che non sentivo da tanto tempo. Qualche uccellino, ma veramente fantastico. Qui c'è tutta la Maiella dietro di me, tutto l'Abruzzo. Sapete qua le colline non mancano, anche le montagne. Quindi oggi faremo diversi test, avete già visto il test iniziale dello scatto della macchina, fantastico, e ho fatto questo viaggio di circa, ecco qua, 71 km andare, 71 tornare, quindi 142 km, vediamo a che punto sarà la batteria. È bellissimo quando non devi caricare. Queste sono macchinette mini car che di solito hanno un'autonomia di 50-70 km, 60, e io non ci sarei neanche potuto arrivare perché ne ho già fatti 71. Quindi in questo modo si ha l'autonomia anche per andare a fare un weekend, a fare una vacanza, una distanza un po' lunga. Bene, ragazzi, eccoci qua, sono in questo posto meraviglioso. Se vi facessi la domanda quanto posso stare qua, giro un video 3 ore 4 ore, mi diresti sicuramente: ma perché non ti fai una settimana lì? E ci sto pensando. Oggi lo scopo però è sempre la macchinina, e quindi siamo qua per vedere, abbiamo visto come si è comportata, vedremo adesso come caricarla, le diverse possibilità. E ho fatto delle modifiche, voi sapete che questo video è praticamente, questo è un prototipo, e quindi sto andando avanti a step, alcune cose le monto, poi le smonto, ne aggiungo altre, poi le miglioro. Oggi ho fatto qualcosa che reputo molto interessante per caricare l'auto ovunque ci troviamo. Quindi con quest'auto noi andremo a fare un weekend, una settimana, una vacanza, perché l'accessorieremo di tutto ciò che serve. In primis la ricarica quando non abbiamo possibilità di caricarla, e quindi vedrete il generatore che già presentai ed è perfetto, portatile, leggero, con il quale ovunque ci troviamo, silenzioso, non silenziato, attenzione, vuol dire non rumoroso, e lo posiziono con una prolunga, si accende e carica le batterie. Questa è una cosa molto interessante, la vedremo proprio in questo video.
ma vediamo tutti i dettagli e andiamo avanti, ragazzi. Ragazzi, questo è il generatore di correnti che andrò a utilizzare, già l'avete visto perché ho presentato un modello più grosso. Questo, sempre della Max Speeding Rods, è un kilowatt, non è tanto un kilowatt, ma io ho scelto questo perché 11 kg, leggerissimo, non incide niente sul peso, lo portiamo ovunque e produce un kilowatt di corrente continua. È anche silenzioso, non è di quelli che fanno un caos che non finisce più. E sul frontale vediamo che ha tutte le funzioni ideali, anche un caricabatterie 12 volt 5 ampere, quindi è completo. La corrente ovviamente viene prelevata da questa presa asciugo e ha anche questo attacco per le USB, che è relativo perché non accendo un generatore per caricare il telefonino, ovvio, lo faccio già dalla macchina con tutto quello che attaccheremo. Adesso lo accendiamo, lo attacchiamo alla macchina direttamente alla presa asciugo che c'è già di serie sulla macchina e che andrebbe posizionata sulla rete, invece che nella rete andiamo a metterla qui connessa al generatore. Accendiamo. Questo è il cavo di serie, ragazzi, accendiamo. Ci vediamo fra un'oretta, vado a farmi una birra, ragazzi. Ragazzi, ho caricato un'oretta giusto per fare il test, ho buttato dentro un kilowatt, va benissimo. Mi sono bevuto una bella birrettina fresca con questo panorama. Adesso carico questo nel cofano tranquillamente, pesa niente. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. È una macchinina, una mini car veramente fantastica, consuma poco, sono 4 kW di potenza, quello è il suo consumo, però è ricaricata col fotovoltaico e a gratis. È una soddisfazione nel rispetto della natura e anche del risparmio, perché caricare col fotovoltaico significa non spendere nella bolletta. Ragazzi, è finito anche questo video, ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, vi auguro una buona serata e io adesso avrò i 70 km per tornare, quindi oggi avrò fatto totale 140-150 km e ne ho ancora tanti da fare. Devo decidere se star qui ancora qualche ora o addirittura dormire qua e farmi qualche giorno. Ve lo farò sapere e nei prossimi video vedremo anche le tante sorprese che questa serie della macchinina ci riserva. A presto!